questo nuovo video. Oggi ho deciso che preparerò per me, per voi, gli gnocchi di patate. Dato il mio ultimo video del pranzo del mio compleanno, dove ho manifestato il mio amore per gli gnocchi, molti di voi mi avete consigliato di farli a casa. E bravi, ci avete ragione. Effettivamente non avevo mai considerato quest'idea perché pensavo fosse una ricetta incredibile, difficilissima e tutto. Poi in realtà sono andata a vedere e la ricetta sembra facile. Il motivo per cui non li compro al supermercato è perché gli gnocchi normali hanno pochissimi ingredienti, mentre gli gnocchi senza glutine hanno 10.000 passa ingredienti e decisamente non sani e salubri. Quindi ho deciso di provare a fare gli gnocchi di patate adesso con voi, qui, io. Ci proviamo. Allora, avevo delle patate che stavano andando a male in realtà, allora le ho buttate tutte in pentola e le ho fatte bollire. Le patate sono pronte quando è possibile bucarle con uno stuzzicadente o coso per la carne. Quando questo accade sono pronte. No, l'una al tavolo è pulito, via. Gli ingredienti sono pochissimi: patate, che adesso io ho appena fatto bollire, quindi sto lasciando un po' raffreddare, un uovo e farina. Io in questo caso userò la farina di riso che si trova al supermercato, perché ne ho tantissima. Piccoli appunti: per questa ricetta cercherò di contare e pesare, così da darvi una ricetta con dosi e quantità rispetto alle altre che ho sempre fatto. 2. Terrò i capelli legati perché nella mia ultima ricetta, come avete notato anche voi, i miei capelli hanno rischiato di entrare nell'impasto, ma adesso li tengo legati dietro. E 3. Rimarrò in vestaglia perché mi sento molto più nonna e quindi mi sento molto più a mio agio. 4. Il tavolo è pulito, l'ho lintato e pintato ed è pulito, ci si può mangiare sopra, quindi preparerò qui, impasterò qui. No, Luna, no, il tavolo è pulito, Luna. È ancora pulito. Ok? Allora, qui abbiamo circa 480 grammi di patate che adesso vado a pelare. Le patate sono ancora tiepidine, non sono bollenti ma non sono neanche fredde, se no si sarebbero indurite. Che bello avere il tavolo pulito e poterla appoggiare qua. Luna, smettila! Per essere precisa vi peso le patate adesso che le ho sbucciate. Dovete sapere che le patate crude e le patate lessate pesano uguale, cioè se pesi 480 grammi di patate crude sono comunque 475 grammi di patate cotte. Non so perché. Ups. Qui alla fine abbiamo 470, quindi 470 grammi di patate lessate. Adesso devo frantumarle. Il problema è che io non ho un schiacciapatate, cioè servirebbe quell'aggeggio che schiacci e le frulla. Quindi vediamo cosa posso usare. Ah, potrei usare il fondo di una pentola, tanto le devi rendere poltiglia. Uso il fondo di una pentola. No, God, please, no! 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 Ho il mio praticissimo schiacciapatate. Riuscirò mai a fare una ricetta in modo perfetto? No. Quindi metto le mie patate. Se tu sali ti stendo. No, non c'è pollo qui. Giù. Pollo qui, pollo, pollo, pollo. Così. E li schiaccio. Beh, diciamo che non mi posso lamentare. Quindi adesso tutte le mie belle patate schiacciate. Ah già, aspetta. Cerco di togliere più grumi possibile. Ovviamente con uno schiacciapatate sarebbe più facile e più bella anche da vedere. E non tutto questo aggigigogolo. Se mi vengono bene la prossima volta giuro che compro lo schiacciapatate. E poi nel passato avevano lo schiacciapatate. Ottimo. Quindi questo sono tutte le patate schiacciate. Adesso aggiungiamo la farina. Allora cerco di tenere un po' sotto controllo la quantità di farina, mettendo tara, e adesso la stendo sul fondo. Queste cose con una mano non si fanno. Ho messo circa, per il momento, 130 grammi. E metto sopra questo. E adesso it's uovo time! Apro un uovo e lo sbatto leggermente. E lo aggiungo all'impasto. Stai lì, uovo, non scappare. E adesso mescolo il tutto. Che figo. Mi sento come mia nonna. Secondo me è troppa la farina. La devo mescolare finché non raggiungo un panetto omogeneo. Io metterei un altro uovo, sinceramente. Sì, sono troppo patatose e poco farina. E amalgamo il tutto. Adesso aggiungo questa parte di farina. Quindi diciamo che meno maneggi meglio è, però questo magari quando avrò le dosi precise e non un po' tirate a caso, scoperte adesso. Quindi il panetto è pronto, deve avere una consistenza un po' compatta. E adesso facciamo gli gnocchi. Si prende un po' di farina da mettere qua, se no si incollano. Quanto mi piace pasticciare! Alla fine queste ricette sono per divertirsi, cioè lo so che ci sono i canali di ricette bravi, io lo faccio per divertimento. Quindi prendo una parte della pallina e incomincio a stendere. Se sono fatti bene non si sfaldano, questo sembra reggere. Quindi faccio un bel serpentello, così. Poi la misura potete decidere voi. A me va bene così perché è venuta così. Non mi posso lamentare. E adesso vado a tagliare i gnocchetti. Quindi 1, 2. E qui abbiamo i primi. E continuo con il resto, quindi aggiungo un altro po' di farina, sempre sul fondo. Sento che ci sono dei grumi negli gnocchetti e li vedo anche. E questo è perché non le ho appunto schiacciate con lo schiacciapatate, ma a mano. Quindi se voi avete uno schiacciapatate usatelo, io mi sono dovuta arrangiare, ma sono soddisfatta. Sono facili, cioè sono riuscita a farli io. Poi, sembrano belli, poi se sono buoni, dipende dal sugo. Sinceramente questi li faccio con un sugo semplicissimo, pomodoro e parmigiano, quindi niente di che. Magari rendo il sugo di pomodoro più interessante aggiungendo spezie, facendola saltare con la cipolla, quindi non spassate di pomodoro, scaldate e basta. E poi il parmigiano, vabbè, il parmigiano rende tutto buono, quindi ci sta. Ovviamente ne ho fatti così tanti e li congelerò, quindi adesso cerco di capire un po' le dosi che ho fatto e li suddividerò in base anche al numero, cioè li conto e li suddivido e poi li congelo, li metto in un sacchetto di quelli lì da freezer e li tengo in freezer. Poi nel momento in cui vorrò utilizzarli li tirerò fuori dal freezer, lascio scongelare e li utilizzerò. Quindi tutti gli gnocchi sono stati fatti, a parte questo, vabbè, lo aggiungiamo, dai, sì, carino. Questi sono tutti i miei gnocchetti, adesso ve li faccio vedere per bene, faccio magari anche una foto figa. Ottimo, allora vi lascio qui la ricetta finale, che consiste in 450 g di patate, 150 g di farina di riso o farina normale, poi dipende dalla consistenza, perché la farina di riso è più volatile rispetto a quella della farina 00 che è un po' più pesa. 2 uova e tanto amore! La precisi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho fatto ben 120 gnocchi. L'una batti 5. No, non entusiasta. Dividerò in 3? Sì. 4, 8, 12. 40 gnocchi a pasto. Top. Prendo questi sacchettini per il gelo e li riempio. Ecco i miei sacchettini che vanno direttamente in freezer, porzionati e pronti per il freezer. Ecco quello che nessun blog di cucina vi fa vedere, cioè la pulizia dopo lo spantazzo e il divertimento. Questo non è divertente.